Grazie Presidente, faccio una dichiarazione di voto evidentemente, ovviamente positiva, perché riteniamo che il provvedimento così emendato corrisponda agli interessi generali e agli interessi complessivi. Faccio una valutazione. Noi abbiamo condiviso la proposta della Giunta e del Presidente di conferire ad ASAM la fibra ottica e l'abbiamo condiviso, guardate, non per una ragione legata alle ipotizzate supposte necessità legislative che in alternativa ci avrebbero in qualche modo esposto al fatto che i privati avrebbero potuto utilizzare i nostri impianti in modo gratuito, perché a noi questa cosa non risulta, non risulta minimamente, così come io credo in realtà non risulti nemmeno a chi sta seguendo la questione dal punto di vista tecnico per la provincia. Una cosa è che una società, segnatamente Metroweb, faccia una richiesta orale di utilizzo, un'altra è il fatto che poi concretamente quella stessa società avanzi una proposta scritta e paghi per poter utilizzare le nostre strutture. Mi sembrano due cose molto diverse e di conseguenza non credo che sia assolutamente necessario usare questa come motivazione. Rispetto invece alla questione dello rispetto del patto di stabilità, faccio notare che siamo stati noi a mettere all'ordine del giorno della discussione durante la Commissione questo tema, perché era stato rigorosamente evitato. Io credo che sia sicuramente tecnicamente vero, avremmo preferito che diventasse un elemento di discussione ufficiale. E capiamo che già questo elemento fosse all'interno dei ragionamenti della Giunta della maggioranza perché basta guardare l'ultima variazione di bilancio che abbiamo approvato che è passata in commissione l'altro giorno per capire che lì dentro già sono ipotizzate le risorse, io credo esattamente coincidenti con la questione della fibra. L'ultimo aspetto, cioè il passaggio ad ASAM. Guardate, io credo questa cosa, l'avete già detto in molti, ma voglio ribadirlo. C'è la necessità assoluta da parte nostra di non far diventare obsoleta l'infrastruttura e di conseguenza abbiamo la necessità di completarla nel più breve tempo possibile. Per motivi vari, responsabilità non soggettive, questo ma economiche, non è stato fatto. E di conseguenza l'unica opportunità che noi abbiamo per non far diventare vecchia questa fibra è trovare la modalità di finanziarla. Siccome tenendola dentro la provincia, a me sarebbe sinceramente molto piaciuto, questo non sarebbe stato possibile perché sappiamo le condizioni economiche complessive in cui versa l'amministrazione, più che la nostra, molte altre, il rischio sarebbe stato quello di mantenere lì un capitale potenzialmente molto remunerativo, ma di farlo invecchiare e non utilizzarlo. Spostare questa struttura su un'altra realtà, noi avremmo potuto anche costituire una società, una società esterna, chiedevamo magari a qualche privato di partecipare, ma avremmo, io credo, costruito un'ennesima sovrastruttura, un ennesimo carrozzone che si sarebbe prestato poi a mille polemiche. Averla invece messa all'interno di ASAM, già esistente, tutta pubblica, l'80% nostra, io credo che sia il veicolo utile per poterla parcheggiare, per realizzare la fibra in attesa di risorse che possano essere recuperate o sul mercato in termini di prestiti o noi non pensiamo che questo non sia possibile, dentro il mercato, in una logica di privati operatori del settore, partner tecnologici, che facendo un investimento anche consistente ne trarrebbero evidentemente un profitto, ma permetterebbero anche alla provincia di Milano di svolgere quel ruolo di funzione istituzionale e pubblica e di realizzare anche un profitto che poi ci possa permettere di fare cose, perché noi a volte qua discutiamo di come fare i soldi, ma poi non discutiamo, diciamo così, di come utilizzarli. Allora, io penso che se sono veri i dati, non tanto del consigliere Ceccarelli, di cui tutti ci fidiamo ciecamente, ma della società di consulenza che voi avete incaricato, la cosa più utile nell'interesse collettivo probabilmente è quello di mantenere il controllo, e l'emendamento recita esattamente questo, e anche di metterci nell'ottica di non dismettere
quel bene a privati nel giro di qualche anno o di pochi mesi per fare cassa. Perché se è vero che la resa che può dare la struttura è di non sono 30 milioni perché siamo in una fase diversa, sono 20 milioni, sono 15 milioni all'anno, evidentemente questa provincia ne trarrebbe grande beneficio e potrebbe utilizzare quelle risorse, diciamo così, gestendole in maniera intelligente, abbattimento del debito piuttosto che con meccanismi che si possono ragionare per l'utilizzo delle esigenze dirette dei cittadini. Per cui in quella fase, nel momento in cui anche con un aiuto di privati si dovesse realizzare l'infrastruttura completamente, io lì, a parte il fatto che diciamo, per sua natura quel provvedimento dovrebbe tornare in ogni caso in quest'Aula e qui essere discusso, io lì farò la battaglia perché se i rendimenti sono effettivamente quelli, o viene valorizzata una cifra assolutamente stratosferica, che però siccome è messo il mercato temo che nessuno si possa permettere, oppure venga tenuto all'interno di ASAM e quei soldi vengano utilizzati per tutte le finalità che possono essere pensate. Per cui io ritengo che l'operazione di per sé sia giusta perché altrimenti rischiamo di non valorizzare una risorsa che abbiamo, che però ha una data di scadenza scritta sopra. Credo che siccome l'obiettivo credo di tutti sia quello di farlo nell'interesse collettivo, anche valutare e voglio dire l'accettazione della proposta di emendamento da parte della maggioranza e da parte del Presidente, io credo che vada esattamente in questa direzione e, come dire, indichi una condivisione in questo senso. Noi evidentemente per fare il nostro lavoro fino in fondo vigileremo, io chiedo che questa opzione sia tenuta in grande considerazione perché banalmente può essere la migliore per tutti.